adesso affrontiamo un tema annoso, la questione, diciamo, proprio quella con la Q maiuscola, che è il panel, appunto, che è dedicato alla conciliazione. Invito sul palco, chiedo di raggiungermi e chiedo un grande applauso, perché veramente anche qua è un panel davvero ricco, interessante, già in partenza. Vito Cozzoli, presidente amministratore delegato di Sport e Salute. Buongiorno, grazie di essere qui. Francesca Fraulini, Head of People Performance di Plasmon. Fabrizio Gavelli, amministratore delegato Danone Company Italia Grecia. E una carissima amica, Francesca Valla, nota a tutti, possiamo dirlo, come Tata Francesca, insomma, che ha seguito il programma SOS Genitori, che ha aiutato tanti genitori. Qua un'altra volta torniamo al mondo dei media, che può essere di aiuto, ma è soprattutto insegnante e counselor familiare. Grazie a tutti per essere qua, prego, accomodatevi. Grazie. Presidente, lei ce la fa rimanere o gli impegni dell'internazionale di tennis? Devo ritornare, però tre quarti d'ora ce la Fantastico, facciamo. Grazie, prego. Presidente Cozzoli, parto proprio da lei, non solo per i suoi impegni, aperta parentesi, chi vince gli internazionali speriamo di tennis? Sinner. Ecco. Speriamo Sinner. Ci speriamo tutti, facciamo un grande applauso perché è un orgoglio e questa edizione tra l'altro straordinaria, avete coinvolto un sacco di famiglie, un sacco di bambini, così, ho letto cose così straordinarie. Dicevamo, è importante legare il tema di salute al tema della conciliazione, perché se uno non ha tempo, come dire, non si dedica allo sport, non riesce a portare i figli a fare sport, questo è un altro tema veramente concreto. E questo ne risente chiaramente lo stile di vita di tutta la famiglia, insomma, sappiamo che quanto sia importante muoversi e far muovere i nostri figli. A me aveva stupito moltissimo un vostro studio all'interno proprio del vostro studio Italiano in Sport, no? Che dice che a 35-36 anni è l'età media in cui un adulto smette di fare sport, proprio per il tema della conciliazione, cioè non per una passione, non per il desiderio di non, per il non percepito importanza, insomma, di fare attività sportiva, ma proprio perché non si riesce a gestire nella quotidianità. E questa è una cosa agghiacciante, visto che sappiamo l'importanza invece di far sport. Ma questa è una cosa che non va. Buonasera, io sono molto felice di essere qui con voi, anche con i miei compagni di viaggio di questo pomeriggio, perché insomma partiamo dalla premessa di questi stati generali. Concordo con chi ha affermato che non si può fare, si deve fare. Noi dobbiamo fare tutti di più. Avere un figlio, lo dico da padre di tre figli, è un bene, una gioia, un'emozione, la cosa più bella della vita, ma non può rimanere una cosa privata. Qui dobbiamo far sì che avere un figlio, la genitorialità, sia anche una situazione in qualche modo accompagnata dalla cosa pubblica, dallo Stato, che non può essere soltanto passivo, ma deve incoraggiare quella che la natalità. E quindi il declino demografico è un problema sociale, economico, industriale, ma io penso anche morale, nel senso che dobbiamo un po' sconfiggere l'egoismo e tentare di far sì che lo Stato possa promuovere delle politiche attive per la natalità, come ha fatto lo Stato qualche anno fa, nel 2018, immaginando anche la creazione di Sport e Salute, che è nata a fronte di un deficit, di un problema. Siamo il quinto paese più sedentario d'Europa e da questo punto di vista, lo dicevamo anche prima, la scuola non ci ha aiutato, perché siamo un paese del G7 che non regala ai nostri figli un'ora di educazione motoria nella scuola primaria. E allora Sport e Salute investe da questo punto di vista nella scuola, abbiamo erogato l'educazione motoria al 60% della popolazione scolastica, 1,5 milioni di bambini, 76.000 classi. Noi non siamo molto noti, o almeno non siamo visti molto bene, ma noi, a differenza di altri, non siamo lo sport del palazzo, della governance, noi siamo lo sport delle persone,
delle comunità. E quindi facciamo cose concrete come la scuola, come portare lo sport come un diritto. Qualche giorno fa c'è una bella notizia, finalmente è arrivata. Il Parlamento in prima lettura ha approvato l'introduzione del diritto allo sport nell'articolo 33 della Costituzione. Questo non deve essere soltanto così una disposizione di principio, come dicono i costituzionalisti, fra cui anch'io mi annovero, ma deve essere uno stimolo per tutti noi, la cosa pubblica, ma anche gli stakeholder privati, a investire sullo sport. E allora noi abbiamo il dovere di conciliare la vita delle persone, dei genitori, con la dimensione sportiva, perché lo sport non è soltanto uno strumento di crescita fisica dei nostri figli, ma anche nostra, ma è uno strumento di crescita morale, sociale, un valore educativo e formativo. E allora il dato che lei diceva purtroppo è vero, c'è un abbandono scolastico, c'è anche un abbandono della pratica sportiva. E allora noi stiamo incoraggiando lo sport dove lo sport non ancora arriva, e lo facciamo garantendolo gratuitamente, perché lo sport è un diritto. Allora siamo andati allo Zen di Palermo con il sindaco Orlando, siamo andati a Ponticelli col sindaco Manfredi, siamo andati col sindaco Gualtieri la scorsa settimana realizzando un'area sportiva su un centro commerciale, sul tetto di un centro commerciale, uno sky park. Ecco, questo è quello che deve fare Sport e Salute, promuovendo lo sport anche come valore dell'inclusione. Dare la possibilità alle persone di fare sport. Da questo punto di vista io stesso come capo azienda sto incoraggiando i miei, noi siamo la società che promuove lo sport, prevediamo welfare sportivo. Dobbiamo consentire anche durante l'orario di lavoro alle persone di fare sport, perché poi è chiaro che poi da una certa ora in poi si deve fare il genitore, si deve fare il padre, si deve fare la madre. Quindi dipende dallo Stato, dipende dalla situazione pubblica, ma anche dipende un po' da noi, dai nostri comportamenti, no? Anche dalla nostra quotidianità. Quindi ecco, penso che ognuno di noi nelle sue responsabilità possa dare un contributo fattivo a quello che è la promozione di un diritto che determina necessariamente il miglioramento della qualità della vita, il miglioramento dei corretti stili di vita, come veniva detto prima. Grazie, un grande applauso, grazie Presidente. Mi raccomando, non vada via che deve firmare il manifesto, almeno quando deve andare via me lo dice, facciamo arrivare il manifesto. Oggi poi è giornata di manifesti, perché qualche minuto fa è venuto anche il Ministro dello Sviluppo Economico, ieri è venuto il Ministro Speranza, il Ministro D'Adone, è venuto il Presidente Amato, domani verrà il Sindaco di Roma a firmare il Wall of Fame dell'acceleratore di start-up innovative, perché una cosa che vorrei aggiungere, ma poi lo diciamo alla fine, è che anche magari l'innovazione può aiutarci, e quindi abbiamo lanciato questo progetto per i giovani, e quindi oggi è la giornata dei manifesti, e quindi sono ben contento di sottoscriverlo. È la giornata del futuro, stiamo lavorando per un futuro migliore, partendo dai nostri ragazzi. E insomma, ce lo siamo detti, per aiutare la conciliazione e dare più spazio allo sport è necessario che il mondo del lavoro faccia la sua parte. Nel panel di oggi, che non è banale, adesso vi presenterò una ricerca, ma insomma tenteremo proprio di dimostrare che questo si può fare, è qualcosa di molto concreto. Abbiamo delle best case aziendali, sono davvero felice di avere due testimonianze importanti che poi vedrete, proprio che hanno già messo in pratica questo tema della conciliazione, che sembra così aleatorio, così ampio, ma che in realtà si traduce in tante azioni coraggiose e concrete, per cui dopo ne parliamo, ma prima lanciamo una ricerca. Chiedo alla regia di aiutarmi perché non trovo più il presente, è sparito. Forse lì no. Ecco, noi abbiamo fatto come Osservatorio Famiglie di Sfera, che poi è l'area infanzia del gruppo RCS, abbiamo deciso, insomma, come ogni anno poi alla fine, di dare il nostro contributo anche da un punto di vista di ricerca su quello che era il nostro impegno verso gli stati generali della natalità. E abbiamo intervistato un campione rappresentativo di mamme italiane con almeno un bambino sotto i 6 anni, a cui abbiamo fatto delle domande molto molto precise per provare a capire questo tema della conciliazione, dov'è che si inclina, qual è il problema al lavoro delle mamme. Allora, la prima domanda era: quando hai deciso di avere il primo figlio, hai avuto paura di conseguenze negative sulla tua condizione lavorativa?
Come vedete, il timore è più che diffuso, addirittura il 70% dichiara di aver avuto paura di conseguenze. Solo il 30% del campione dichiara di non aver avuto paure e il 35% dichiara di aver avuto molto, moltissima paura, il 18% abbastanza, insomma lo scenario è abbastanza complesso. Andiamo avanti. Seconda domanda, ritieni che il lavoro possa aver ritardato la tua scelta di quando avere un figlio? E questo l'abbiamo visto quanto è importante rispetto al tema dell'età biologica, no? della scelta di una donna di aspettare o decidere di fare un figlio. Più del 60% delle donne intervistate, ripeto campione rappresentativo delle donne italiane, sostiene che il lavoro abbia ritardato la loro decisione di avere figli. Il 34% ritiene che il lavoro abbia inciso in maniera elevata in questa scelta e questa cosa non ha soltanto un impatto sul fatto appunto che si ritardi la nascita del primo figlio, ma ha un impatto a catena anche sui figli, eventuali figli successivi. Vediamo infatti che l'età media di una mamma alla nascita del primo figlio, che aveva molta, moltissima paura nelle dichiarazioni, è 33,3 anni. E invece per chi aveva poca paura 30 anni, quindi 3 anni di differenza, solo per il tema della paura. Idem il numero dei figli, chi ha moltissima paura, fate conto che questi chiaramente sono valori numerici ma che in percentuale rappresentano insomma una grossa differenza. Chi aveva molta paura, il numero di figli si è assestato intorno all'1,28, chi aveva poca paura 1,54. Insomma, questo ci dà un'ulteriore conferma che la paura, quindi anche il clima, la cultura che è intorno alla maternità nelle aziende è qualcosa di sentito con grosso peso da parte delle famiglie. Andiamo avanti. Ritieni che l'azienda in cui lavori attualmente incoraggi o scoraggi le lavoratrici nella decisione di avere un figlio? In questo caso, ci tengo a precisare, erano lavoratrici dipendenti, quindi in teoria quelle classiche lavoratrici, ogni tanto viene detto, vabbè, ma tanto tu la maternità ce l'hai garantita. In realtà la risposta è sempre abbastanza deprimente perché il 69% del campione ci ha detto che le aziende non prendono una posizione chiara in merito alla natalità o una possibile comunque natalità delle proprie dipendenti e se c'è una posizione, purtroppo è una posizione che scoraggia, addirittura l'11% dice le scoraggia, l'11% le scoraggia fortemente e quindi anche questo è uno scenario di incertezza se non di paura vera e propria. Andiamo avanti. Sempre legato, sempre dedicato, in questo caso la risposta è stata data dalle donne con un lavoro da dipendenti. L'azienda dove lavori ha messo a disposizione strumenti di welfare aziendale per i propri lavoratori con i figli? Il 73% del target dice no, la propria azienda non ha attivato alcun strumento di welfare. Il 14% ha parlato di flessibilità oraria. E il 9% di qualche appunto permesso speciale per i genitori, ma insomma anche qua le azioni concrete sono davvero esigue. Andiamo avanti. Quando hai deciso di avere il primo figlio, hai avuto paura delle conseguenze negative sulla tua condizione lavorativa, sempre comunque lavoratrici dipendenti? E ancora una volta abbiamo un dato che ci dice molta, moltissima, il 35%. Ed è in linea, tra l'altro in realtà è da precisare che questo campione qua è sulle lavoratrici dipendenti ma è in linea col totale del campione e insomma ancora una volta ci dà uno sguardo sul fatto che la paura supera la non paura. Andiamo avanti e questo è importante perché queste paure che sulla carta un giovane, un ragazzo, una ragazza hanno rispetto alla possibilità di avere un figlio, sono paure che alla fine vengono confermate dalla realtà oppure no? E qua insomma i dati parlano da sole. Le paure che si hanno prima della nascita del primo figlio sono motivate e questo insomma ci deve veramente far riflettere. Solo un 20% delle lavoratrici non subisce conseguenze lavorative importanti a seguito della nascita del primo figlio. E la slide che segue, che è un po' una conferma, anche la paura al secondo figlio, ammesso non concesso che ci sia un secondo figlio, addirittura nel totale poi delle valutazioni supera la paura che si aveva quando si aspettava il primo figlio. Quindi, come dire, c'è una conferma reale, oggettiva, rispetto a quelli che erano un proprio pensiero negativo delle conseguenze poi sul lavoro. Andiamo avanti. Abbiamo provato poi a fare un focus su quelle che già le famiglie ci raccontavano essere, come dire, dei touch point interessanti.
su cui riflettere oggi, in particolare col mondo delle aziende e col mondo che si occupa comunque di famiglie. E il primo proprio era gli strumenti aziendali che aiutano la natalità. Abbiamo chiesto al target, andiamo avanti, quali sono gli strumenti di welfare ritenuti più utili, anche qual campione era lavoratrici dipendenti. Ed è emerso subito con forza che gli strumenti di welfare che permettono di affrontare le emergenze lavorative, in particolare la flessibilità oraria, è molto richiesta al campione, più il 50%, l'asilo aziendale 24% e vari permessi il 13%. Qua è da sottolineare come l'aspetto economico passi un po' in secondo piano rispetto invece ai servizi, al fatto di sentirsi probabilmente, e qua un po' un pensiero che facevamo anche al netto dei dati, un po' più accolti, no? In quello che è un'esperienza di genitori, perché non è probabilmente sono soluzioni risolutive, però ti senti far parte, ti senti accettato, poi ne parleremo a lungo con Francesca nel ruolo di genitori. Andiamo avanti. L'altro tema era lo smart working. Viviamo tutti da un periodo post-pandemico, se post-pandemico possiamo così definirlo, speriamo. E lo smart working l'abbiamo più o meno, ovviamente le categorie di lavoro che potevano permetterselo, sperimentato. Abbiamo chiesto se lo strumento era utile tra lavoro e famiglia, il 43% dice di sì, il 28% probabilmente sì, e il 43% sceglierebbe di farlo, il 29% sarebbe abbastanza favorevole. La cosa interessante è che il modello proposto non è uno smart working al 100%, ma uno smart working, come si è detto, ibrido, quindi con un bilanciamento tra giorni in presenza al lavoro e giorni a casa. E qua, insomma, e questo è un punto su cui anche oggi si è un po' riflettuto a lungo, cioè la possibilità che qualcosa di concreto, forse anche questa pandemia, in qualche modo ce l'ha insegnato. L'ultimo tema, che è quello più delicato se vogliamo, ecco scusate, questo qua proprio quello che raccontavo prima dei 3 giorni su 5, quindi un po' uno smart working ibrido, quindi anche il ruolo della presenza, di tornare al lavoro in presenza è qualcosa che le famiglie, le donne, i papà vogliono, non è che si voglia rimanere a casa, anzi c'è questo piacere di ritrovarsi. Andiamo avanti, il ruolo del partner, e qua tocchiamo un altro tema cruciale, perché abbiamo provato a chiedere, alle mamme, sempre lavoratrici dipendenti, quando è nato il tuo primo figlio, il tuo partner ha usufruito del congedo di paternità, nonostante spetti di diritto, per cui nonostante spetti di diritto, meno del 40% dei papà ne usufruiscono. Pur essendo un diritto per legge, e questo insomma ancora una volta riporta un po' l'attenzione sul clima culturale, no? In cui sono accolti i papà e le mamme all'interno dell'azienda. Andiamo avanti. Esatto, qua ribadiamo che c'è un problema culturale molto chiaro. Quando è nato tuo figlio, il tuo partner ha preso permessi e ferie per aiutarti a starti vicina? Ovviamente la risposta è scontata, ma insomma purtroppo sono tutte conferme, no per il 42%, 30% dice sì pochi giorni. E alla richiesta, ma nel caso se aveste potuto cedere parte del congedo maternità dal partner l'avreste fatto? Il 17% dice no, il 29% dice probabilmente no, il 25% dice non lo so, però insomma è evidente che anche potendo non ne approfitterebbero, insomma qua c'è un problema culturale, di stereotipi, continuiamo a dirlo, che portano a vedere la maternità come un limite, come un handicap, e a maggior ragione se questa cosa viene vissuta dal partner, dai papà, è ancora peggio, insomma un papà che prende un permesso sembra quasi ancora una rarità. Allora, prima di entrare un po' nel merito delle best case e provare a immaginare degli scenari, no? Perché poi l'obiettivo di questo pomeriggio è uscire con delle cose anche concrete. Un giro di tavolo per chiedere un po' qual è la vostra esperienza da genitori innanzitutto rispetto a questo tema della conciliazione, come ve la siete cavata, è andata tutto liscio, avete avuto anche voi problemi, insomma e quanto questa cosa poi si ripercuote da genitori prima che da manager di aziende, vabbè Francesca poi tu rientri assolutamente a pieno titolo genitore e maestra e consulente e consulente familiare, come l'avete vissuta, come la state vivendo? Facciamo un giro, partiamo da... Ma da padre io tento sempre di farmi l'esame di coscienza, perché so che purtroppo non faccio abbastanza, non facciamo abbastanza, pur avendo la consapevolezza che i figli sono la priorità nella vita. E quindi quando chiama il figlio, la moglie, si risponde al telefono, magari quando chiama un altro, anche durante una riunione, non sempre lo facciamo. Fortunatamente, però almeno
capiamo la priorità dei nostri figli. Questa è una cosa importante. Poi, ripeto, dipende anche un po' dai valori che guidano le persone. Io dedico tante ore al giorno al lavoro, sono appassionato, mi piace, ho lavorato tanti anni alla Camera dei Deputati, tanti anni al governo, ho fatto il capo di gabinetto anche del Ministero del Lavoro. Adesso da 2 anni ho accettato un po' questa sfida sportiva, un po' complicata, la pandemia, qualche battaglia, ma adesso insomma la società va bene, quindi sono contento di quello che faccio. Però ecco, in coscienza sento di non fare abbastanza, faccio autocritica tranquillamente anche di fronte a tutti voi, perché potrei fare di più, però la priorità dei figli, la riunione, magari fare la sorpresa quando un figlio sta giocando un torneo, ecco, è chiaro che facciamo anche una vita impegnativa, manageriale, di esposizione pubblica, però penso che ognuno di noi abbia chiare le priorità della vita, e per me i figli lo sono. Grazie. Francesca. Allora, io credo che tutti abbiamo una forte responsabilità, no, nel crescere insieme un po' il futuro dell'Italia, le nuove generazioni. La mia esperienza personale, come mamma, come manager d'azienda, è un'esperienza tutto sommato positiva di conciliazione. E questo è accaduto sicuramente grazie a una forte rete, no, familiare, sociale, che mi è stata vicino. Quindi vengo da una famiglia numerosa, in cui c'è sempre qualcuno poi alla fine in emergenza disposto ad aiutarmi, ho un partner che fin da subito ha voluto vivere, prendersi cura comunque pienamente, così in qual modo comunque delle nostre bambine. Questo sicuramente mi ha aiutato. Per il futuro quello che auspico è che non si parli più di conciliazione, no? Perché comunque conciliare dà un po' l'idea di mettere vicino qualcosa che non va tanto d'accordo. Sarebbe bello parlare di integrazione, di inclusione, proprio per massimizzare e valorizzare al massimo l'esperienza della genitorialità. Grazie. Fabrizio, tu sei un super papà, lo so, da tutti i tuoi racconti. Allora, io grazie Chiara, grazie a tutti dell'invito. Io sono padre di 2 figlie, una di 3 anni e mezzo e una di 5 anni e mezzo, e in tutte e 2 le occasioni ho utilizzato, come tutte le persone della nostra azienda, come tutti i neopapà della nostra azienda, nessuno escluso, i giorni di paternità aggiunte che la nostra azienda ha sempre dato a disposizione. Noi fino a 3 anni fa davamo 10 giorni, mentre lo Stato ne dava 4, quando poi lo Stato è arrivato a 10, adesso ne diamo 20. Quindi la nostra direzione è sempre quella di dare un'indicazione ulteriore e un aiuto ulteriore rispetto a quello che è dato dallo Stato, e vogliamo che le nostre persone utilizzino questa opportunità. E ovviamente io, come persona che deve dare l'esempio, mi sento ancor più, diciamo, incaricato di questa cosa. Quindi l'ho fatto. E altre cose che sono molto importanti per i papà sono quelli di far sì che il proprio la propria flessibilità all'interno dell'entrata e dell'uscita dal lavoro sia garantita, soprattutto nei primi anni di età del bambino. Questa era una delle cose che ci hai spiegato essere molto importante e che noi utilizziamo, e il famoso smart working che noi utilizzavamo, io in prima persona ancora ben prima della pandemia, e anche adesso che siamo in una fase post pandemica non completata, assolutamente abbiamo mantenuto, perché riteniamo essere fondamentale per questo equilibrio di cui stiamo parlando. Grazie. Francesca, giudicare dalle chiamate che ci facciamo in orari disperati. Davvero, sì. Ce la facciamo, però. Possiamo fare. Grazie Chiara, grazie a tutti davvero di questo invito prezioso. Allora, io vi racconto semplicemente che ero la mamma più brava del mondo prima di diventare mamma. Poi mi sono accorta che avere un figlio, e nel mio caso specifico avere una figlia, era qualcosa di impegnativo, di complicato, di meraviglioso, ce lo raccontiamo tutti. E quindi giorno dopo giorno ho imparato a fare la mamma. Il mio compito è sempre stato quello di formare i genitori, ma nel momento in cui mi sono resa conto che ero io diventata mamma, mi sono resa proprio conto della fatica di avere questo ruolo e soprattutto di funzionare insieme in famiglia, quindi di sapere fare squadra.
Io vi dico che forse la forza è stata un po' quella anche di imparare un po' degli errori, quindi di diventare madre forse un po' più efficace, proprio perché ho iniziato e ho smesso anche di giudicarmi, perché questa cosa ci fa tanto male. Io e Chiara lo sperimentiamo continuamente nelle nostre dirette. E dico, nella mia esperienza personale, quindi di Francesca mamma, ho avuto bisogno di qualcuno che partecipasse insieme a me a questo nuovo modo di vita, no? E quindi al fare famiglia insieme, che è mio marito, il mio compagno, e grazie alla sua presenza lui ha preso un congedo per starmi vicino, per starci vicino e per vivere insieme quel momento lì. Quindi credo che la cosa importante sia proprio parlare più che di conciliazione, di armonizzare. Ne ho sentita stamattina questa parola e mi è piaciuta tantissimo, cioè provare a funzionare insieme, provare a fare squadra, allontanando un po' anche dalle nostre vite, lo dico proprio in maniera molto anche tranquilla, di smettere un po' di giudicarci, di sentirci anche dei genitori efficaci, magari con narrazioni diverse, con storie diverse. Oggi abbiamo avuto la possibilità di ascoltare, no, Chiara, storie diverse, anche legate proprio alla paternità, emozionanti, che mi hanno fatto proprio capire, prendere ancora di più coscienza, che il giudizio è qualcosa da allontanare, perché quella roba lì non ci permette di stare bene e di sostare insieme ai nostri figli in questo mondo e di abitare in questo mondo in maniera serena. Grazie, grazie Francesca. Ribadiamo, i genitori perfetti non esistono, le mamme nel famoso esercizio che dobbiamo fare, Maria Grazia, sulla comunicazione, e le mamme perfette non esistono. Cominciamo a introdurre questo concetto che sembra banale, ma in realtà dobbiamo un po' ridircelo. È vero, imparare giorno dopo giorno tenendo lo sguardo attento, fermo e fisso sui nostri figli e sulle nostre figlie, perché sono loro che ci educano, sono loro che ci formano. Io dico sempre, se lasciamo l'educazione in mano ai nostri bambini, forse diventeremo anche dei genitori migliori. Francesca, ci racconti quali sono gli strumenti? Entriamo nel concreto, perché l'abbiamo detto anticipato, qua presentiamo delle beschese, andiamo proprio su cose che funzionano. Quali sono gli strumenti di welfare aziendali che avete adottato nelle vostre aziende, e se per caso anche rispetto all'esperienza dello smart working ha funzionato, continuerete? Assolutamente. Come Plasmon, il nostro impegno è sicuramente quello, anzitutto, di lavorare su un supporto al cambiamento culturale. Lo dicevi e lo sottolineavi anche tu prima sulla base dei dati della vostra ricerca. E rompere un pochettino gli stereotipi che tuttora ci sono intorno al tema della maternità. Quindi parliamo di genitorialità e non più di maternità. Cerchiamo di valorizzare in tutte le occasioni insomma le straordinarie potenzialità che ci possono essere dietro a questa esperienza così formativa a livello individuale per le nostre persone, ma anche a livello collettivo, quindi anzitutto all'interno dell'organizzazione stessa. E poi lo facciamo sicuramente attraverso dei tool, degli strumenti pratici, quindi con delle policy che siano family friendly. Quindi abbiamo introdotto la settimana lavorativa di 4 giorni per le mamme che rientrano dalla maternità. Lo facciamo con dei contributi economici per l'asilo nido dei bambini e per le attività sportive e formative, educative dei figli dei nostri dipendenti. Lo facciamo anche con dei percorsi di coaching per far crescere la leadership femminile in azienda, perché il tema della natalità, l'abbiamo visto questa mattina, passa anche dal tema di una maggiore occupazione femminile, che purtroppo in Italia, insomma, ci classifichiamo, abbiamo visto, ultimi tra i paesi europei in questo senso, e questo non giova alla natalità. E infine lo facciamo da quest'anno, novità per noi, con una nuova parental policy che mette al centro anche il second caregiver, quindi il secondo genitore, tipicamente il papà, ma non è detto, potrebbe essere anche la mamma, insomma. Qui abbiamo deciso di dare 2 mesi di maternità, appunto, di congedo genitoriale retribuito dall'azienda, proprio per vivere appieno, insomma, il potenziale dell'esperienza genitoriale. E questi, un grande applauso, perché sono esempi concreti. Fabrizio, la stessa domanda a te. Io so che, insomma, voi siete un'azienda che state investendo moltissimo sul supporto alle neomamme, ma in generale sul benessere dei vostri dipendenti genitori, che tra l'altro tanti dipendenti sono figure apicali, insomma, all'interno dell'azienda. Ci racconti le vostre strategie e, insomma, ci racconti il vostro modello. Allora, noi siamo partiti 11 anni fa. Nel 2011 ci siamo accorti che questo inverno demografico in realtà era più che iniziato e avrebbe prodotto dei risultati ancora più catastrofici.
Allora, noi abbiamo detto internamente vogliamo partire e dare un esempio. Iniziamo a fare delle azioni, vediamo che cosa succede. Avevamo deciso di iniziare un ascolto, che ovviamente poi abbiamo continuato nel corso di questi 11 anni, prima, durante e dopo la maternità, per capire quelle che erano le esigenze delle neomamme. Abbiamo deciso di raddoppiare dal 30 al 60% il contributo alla maternità facoltativa. Abbiamo deciso come principio di raddoppiare i giorni di paternità che lo Stato dava e abbiamo deciso di dare flessibilità all'entrata e all'uscita delle neomamme e dei neopapà nel momento in cui appunto c'erano esigenze di gestione familiare, di asili nido, diciamo di asili, di tutta la questione della nuova vita che la famiglia aveva messo, diciamo se vogliamo, un po' in questo grande cambiamento. E abbiamo negli anni visto quelli che erano i risultati. Noi abbiamo un tasso di natalità interno in Danone Italia del più 7,5%, questo è calcolato con gli indici Istat. Abbiamo un tasso di menisarialità interna femminile del 45%. Tutti i papà utilizzano i nostri giorni, come dicevo prima, tutte le mamme rientrano dopo la gravidanza alla maternità. E quindi questi per noi sono dati eccezionali che abbiamo messo a disposizione delle istituzioni. Abbiamo incontrato la ministra Bonetti tante volte, gli abbiamo raccontato quello che noi abbiamo fatto e siamo con grande orgoglio stati una delle aziende che ha ispirato il Family Act che è stato attuato dal governo. Quindi questo per noi è un punto fondamentale, perché le aziende, a mio modo di vedere, devono smettere di lamentarsi, devono dare l'esempio, devono indicare la direzione per cambiare il sistema e ovviamente devono farlo da un punto di vista sociale, questo è quello che ho raccontato, ma devono anche prendere coscienza del vantaggio economico che questa cosa comporta. Noi abbiamo un assenteismo interno, grazie a tutte queste azioni, dello 0,7% contro quasi il 6% nazionale. Quindi questo è un valore economico per l'azienda enorme. Oltre a questo, le aziende devono rendersi conto che il training on the job, si dice in inglese, che è un termine molto utilizzato, perché le mamme e i papà che si trovano ad avere una nuova vita da gestire hanno la possibilità di costruire un percorso di gestione delle priorità, di lavorare sotto stress, che ovviamente è di valore enorme per le aziende. Quanti soldi spendono le aziende in formazione in queste cose? Quindi avere la possibilità di avere persone che quotidianamente hanno diciamo la possibilità di mettere in pratica queste cose, di avere proprio competenze che acquisiscono e che possono mettere a disposizione dell'azienda, è un altro valore economico fondamentale. Quindi nel momento in cui si arriva a questo concetto, probabilmente le aziende appunto decideranno di attuarle senza aspettare che lo Stato lo faccia, ma anzi stimolando il cambiamento legislativo. Grazie, grazie per questa preziosa testimonianza. Francesca, lo smart working, sì, flessibilità, insomma, anche se non è propriamente uno strumento di welfare, ma rientra in uno strumento comunque utile per la conciliazione, insomma, l'abbiamo visto. L'abbiamo sperimentato in piena pandemia che ha lasciato un po' degli strascichi. Tu sei molto, ti sei attivata moltissimo durante questi due anni, insomma, nel aiutare le famiglie, nel supportarle, nel cogliere le loro fatiche. Quali sono, che famiglie vedi adesso in questa fase appunto di transizione verso la pandemia, dalla pandemia alla post-pandemia? Allora, ho fatto una cosa semplicissima, mi sono messa in ascolto. Era un momento estremamente faticoso, lo racconto da mamma, da insegnante e anche da consulente familiare. E mi sono resa conto che la pandemia, lo sappiamo, l'abbiamo visto, è stato un acceleratore, no? Di criticità. E le famiglie non riuscivano a trovare uno spazio dove raccontarsi, dove semplicemente trovare uno spazio per narrare ciò che stavano vivendo. Allora inizialmente la cosa più semplice, più immediata che ho messo in campo è stato quella di creare delle dirette Instagram per bambini, perché ho la fortuna di lavorare tutti i giorni con i bambini e le bambine, quindi ogni giorno vedo anche come cambiano lo sguardo verso il mondo e vedo anche come sostano
in questo mondo. Quindi ho iniziato dalla narrazione, che aiuta sempre ad elaborare le fatiche e tutte le emozioni. Dopodiché, durante questi momenti di narrazione, sono subentrati i genitori, che già seguivo nei contesti di formazione genitoriale in diversi ambiti. I genitori hanno iniziato a dire: Francesca, fai delle dirette per noi. E io lì ho detto: ma sarò all'altezza di questo ruolo in questo momento storico, con tutte le fatiche. Alla fine ho detto: io mi devo rimboccare le maniche, come faccio a scuola con i miei bambini quando abbiamo un problema, subito insieme troviamo una soluzione. E i genitori che mi chiedevano aiuto avevano bisogno in quel momento di una risposta, e io ho detto: ci sono. E proprio durante queste dirette ho toccato con mano le fatiche delle famiglie italiane, dove narravano quello che vivevano, le emozioni esplosive dei loro figli, la loro incapacità a gestire e a conciliare il lavoro, ovviamente, e anche la loro gestione dei figli. Quindi, diciamo, si è creata questa occasione, in un momento tragico, storico, faticoso, si è creata un po' questa opportunità, questo spiraglio, dove il segreto è stato l'ascolto attivo, no? Dove non c'è giudizio. Perché se avete la possibilità di vedere questo spazio, di stare insieme alle mie mamme, ai miei papà, ai miei insegnanti, agli educatori, comunque all'essere umano, vi rendete conto che quello spazio lì è uno spazio puro, dove nessuno ti dice tu che genitore devi essere, o se tu utilizzi una strategia differente, no, così non va bene. Nessuno mai te lo dirà, perché alla fine non c'è un modo unico per essere genitori, ma c'è un modo speciale, unico, che è solo tuo. E quelle occasioni di incontro e di confronto ti permettono innanzitutto di prendere consapevolezza, perché in fondo nessuno ti dice cosa devi fare, ma intanto tu vieni lì, intanto tu narrati, intanto tu ascolta, intanto in quei momenti lì cerca di capire la tua storia, quello che stai facendo. Quali sono le strategie che hai messo in campo? Che cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato? E vi assicuro che quello spazio lì è uno spazio, nonostante sia uno spazio ricco di mamme, di papà, e io ho la possibilità anche di sperimentarlo insieme a Chiara, in queste nostre dirette davvero in ascolto delle famiglie italiane, quello spazio lì il genitore si sente libero di essere il genitore che è. E secondo me questa roba dovrebbe un po' aiutarci. Se io penso che cosa abbiamo bisogno oggi ho veramente, mi sono messa lì con il mio quadernino, ho preso appunti, e stasera poi rielaboro anche tante cose che ho imparato. Però fondamentalmente credo che sicuramente una politica attenta, capace, no? Che è quella del mettere risorse sulle famiglie, ma anche da parte di tutte le agenzie educative, da grandi degli imprenditori, delle aziende che non dicono si può fare, ma stanno già facendo, stanno già raccontando. Le scuole, le parti, la parte piccola, parte che noi possiamo fare anche come insegnanti, quelli di essere alleati dei nostri genitori, quindi di fare squadra insieme. Insomma, io credo che mettere in campo tutte queste energie, investire quindi risorse in ambito economico per le famiglie, ma anche nell'ambito educativo, possa fare la differenza. Per poter semplicemente, non per creare il genitore perfetto, perché non esiste, e poi perché non ci farebbe star bene provare a cercare quella perfezione lì che poi è unica, e invece provare ad accettare, a includere, a tenere dentro tutti, e quindi investire risorse sul campo della genitorialità, a prescindere dal genere, quindi sia madre che padre, investire, dare risorse. E soprattutto credo che la cosa più importante, che non dobbiamo mai smettere, è continuare a dare speranza. E questa è stata l'occasione migliore, perché davvero io sono onorata di essere qua insieme a voi e di potermi confrontare e di imparare, perché questa è la regola che imparo sempre entrando in classe tutti i giorni con i miei bambini, dove non c'è giorno che io esca da lì non abbia imparato qualcosa osservandoli. Non sono io che insegno, io quando entro in classe imparo, e questa roba è la cosa che mi permette sempre di crescere, di migliorarmi e anche di sbagliare ogni tanto, perché è indispensabile, insomma, per poter continuare ad educare. Grazie Francesca, grazie mille. Presidente Cozzi, abbiamo parlato di educazione, di famiglia, insomma l'importanza di mettersi in ascolto, aiutare a rispondere ai bisogni. Le sfide più importanti sul fronte famiglie di sport e salute, quali sono?
a breve e a lungo termine, insomma, quali sono le cose da sistemare, le cose su cui lei ritiene si debba un po' più puntare? Ma noi dobbiamo puntare, secondo me, su... Oggi è la giornata, stamattina ero con Giorgetti, quindi abbiamo parlato dello sport come volano, no, di sviluppo economico. Oggi pomeriggio mi fa piacere mettere in evidenza l'anima sociale di Sport e Salute, oltre a quella industriale. E noi dobbiamo innanzitutto partire dalla scuola, no, dalla cultura dello sport, che ripeto non è soltanto uno strumento di crescita fisica ma morale. Lo sport è la terza agenzia educativa dopo la famiglia e dopo la scuola, e quindi è una palestra di vita, e quindi questo determina la necessità che lo Stato tramite Sport e Salute si faccia sempre più carico di promuovere, ecco, la cultura sportiva e appunto la dimensione sociale dello sport, che noi troviamo nella scuola ma troviamo soprattutto dove lo sport ancora non arriva. Quindi ecco, io sono anche contento in questa fase storica che così abbiamo disseminato l'Italia di progetti di tipo sociale. Se io volessi potrei non andare più in ufficio fino a ottobre, ho calcolato, e andare a tagliare ogni giorno nastri di iniziative nei quartieri per l'inclusione, sport nei parchi. Adesso stiamo parlando di tennis, no? All'inizio di Sinner, in queste ore ci sono gli internazionali d'Italia. Anche noi che organizziamo il torneo insieme alla Federtennis vogliamo promuovere attraverso lo sport di alto livello la dimensione sociale dello sport. Abbiamo invitato 27.000 bambini, 11.000 bambini delle scuole tennis, ma ecco, è quello che ho visto che mi ha fatto emozionare qualche giorno fa, è vedere questi bambini che si avvicinavano ai maestri, e poi arrivava qualche campione anche per giocare con loro, per capire quello che è la dimensione sociale dello sport. E io, se devo concludere anche mi pare questo panel, oggi vi ringrazio non perché mi avete invitato, o non solo perché mi avete invitato, ma perché io oggi ho imparato, ho ascoltato, sono cresciuto come genitore e come manager, come capo azienda. Come genitore perché è giusto, no, crescere e farsi l'esame di coscienza, sempre dare di più alla famiglia. Dall'altra come manager perché due aziende oggi ci hanno dimostrato che possiamo fare tutti di più, no? Quindi si può fare, dobbiamo conciliare la vita di manager, di lavoratori con quella familiare, e quindi io anche stamattina ho accompagnato il mio bambino di 9 anni a scuola, e come ogni mattina ho ringraziato il Signore di avermi regalato un bambino come gli altri due miei figli. Grazie. Grazie Presidente, ci ha raccontato insomma come concretamente si può rimettere al centro della società i bambini e le loro famiglie. In realtà c'è ancora spazio per un giro, e dove tocchiamo l'altro touch point, l'ultimo diciamo emerso con forza dal nostro osservatorio famiglie, che era proprio il ruolo del partner. Fabrizio, questo insomma è fondamentale. Tanti papà, neanche il congedo obbligatorio, neanche il congedo permesso dato per legge, insomma, lo accettano, lo prendono, non ne usufruiscono. Com'è la situazione da voi in azienda? Sì, come dicevo prima, per noi è sempre stato un punto fondamentale, cioè il papà deve contribuire, e quando si parla di maternità non si può non parlare di paternità. Quindi questa regola che noi abbiamo, e diciamo questo percorso che vogliamo fare anche insieme a tante altre aziende, perché poi dopo i modelli si creano per essere sviluppati, per essere copiati, non per essere rimanere in un angolo. Cioè le aziende devono dare un numero di giorni di paternità che è più alto di quello che è dallo Stato. Questo deve succedere dappertutto. Da manager d'azienda questa cosa è possibile, cioè in un'economia aziendale bisogna avere il coraggio di, insomma, di dare un segnale forte. Prima dicevi anche il tema di in prima persona tu di dare il buon esempio, certo. Perché rispetto al tema culturale per cui le famiglie hanno paura, hanno timore di muoversi, di anche solo chiedere, questo tema della paura, insomma, dando l'esempio. Ma certo, perché se io poi non avessi preso i giorni di paternità e le altre persone dicevano tu non li prendo neanch'io, quindi è ovvio che come diciamo amministratore legato all'azienda doveva essere il primo che lo faceva,
Per cui questo è importante dare gli strumenti, è importante avere gli esempi. Cioè, da noi tutti adesso si sentono che questa è la normalità, e anche questo è il passaggio, è perché il fatto che queste pratiche diventino la normalità, diventano quello che le aziende devono fare nel momento in cui si convincono, uno, dei valori che hanno, due, delle azioni che devono fare, e tre, dei vantaggi sociali per il mondo che li circonda, perché nessuna azienda può prosperare in un deserto, quindi deve lavorare per far sì che la comunità all'intorno del quale si trova prosperi, altrimenti non riesce a prosperare neanche lei. Quindi se vogliamo, qualche azienda magari lo può fare anche da un punto di vista egoistico, perché questo economicamente è vantaggioso. Noi l'abbiamo portato veramente come dati che vogliamo poi sempre dimostrare e mostrare nel concreto, perché ovunque noi giriamo questo discorso ha vantaggi per tutto il sistema, quindi non ha più senso dire che lo si fa per poche persone o per cercare di capire, cioè questa cosa funziona, e quindi il padre deve aiutare, ovviamente anche dopo la nascita del figlio, l'equilibrio familiare e l'equilibrio, diciamo, famiglia-lavoro di tutti i componenti della famiglia. Quanto è prezioso cambiare questo approccio culturale, grazie. Sì. Fabrizio, Francesca, la stessa domanda a te, insomma, il ruolo del padre, del partner in maniera anche più ampia, perché è giusto anche considerare, insomma, tutte le realtà. Assolutamente, come anticipavo prima, noi quest'anno, grande novità, abbiamo lanciato, appunto, abbiamo ampliato ulteriormente la nostra parental policy, mettendo al centro anche il second caregiver. Come già detto, piuttosto che parlare di maternità o di paternità, preferisco parlare di genitorialità. Ci sono tanti modi e tante forme per essere genitori. Abbiamo visto anche le testimonianze questa mattina di persone che adottano, anche quelli sono genitori. E quindi veramente lavorando, mettendo al centro di questa policy anche il second caregiver, dando la possibilità di prendere 2 mesi comunque di congedo genitoriale anche al secondo genitore che si prende cura dei figli, è sicuramente una grande conquista. Si tratta poi di proseguire questo cammino anche nel processo di trasformazione, di cambio culturale, e di dare dei modelli dall'alto, insomma, che rispecchino questo nuovo approccio, che siano di ispirazione per un vero e profondo cambiamento culturale di cui abbiamo bisogno, e che siano concreti. Francesca, velocemente un pensiero su questo ruolo del papà così prezioso, del partner così prezioso. Sì, è proprio un cambiamento di sguardo, no? Che bisogna provare a fare insieme, e qui c'è sempre il discorso del giudizio. Io cambio lo sguardo, però non ti devo giudicare, quindi un padre che si prende dei permessi o che lavora in maniera flessibile, quindi andando a ritirare il figlio a scuola oppure presentandosi ai colloqui con le insegnanti, deve essere fondamentalmente la normalità, non deve essere vista come una situazione eccezionale. Questo ve lo racconto perché sono stata sollecitata dai miei papà, che comunque ci seguono in rete, e un papà mi ha raccontato dicendomi: sai Francesca, mi sono presentato tutto trafelato ai colloqui di mia figlia, no? con gli insegnanti, e un insegnante mi ha chiesto: ma perché sua moglie non stava bene? E lui ha detto: no, mia moglie sta benissimo, sono qui perché sto facendo il padre, no? E questo un po', secondo me, ci deve far riflettere. Quindi mi piace parlare proprio di una genitorialità positiva, di armonizzazione, di fare squadra, e soprattutto anche sdoganando un po' quegli stereotipi che ci portiamo dietro, quei giudizi a volte facili, no? Perché come dire, il senso di colpa poi viene instillato: ma se io prendo il permesso, poi cosa pensano di me? Ecco, se noi rendessimo tutto così armonico, così normale, faremmo star bene i padri, le madri, comunque le famiglie, perché alla fine il nostro obiettivo è quello di generare benessere. E allora prenderci cura delle famiglie significa avere uno sguardo attento, competente, investire risorse, ma soprattutto non avere un atteggiamento giudicante, lasciando libera quindi la famiglia di essere ciò che è. Grazie. Grazie, grazie per questa bellissima bellissime testimonianze, che davvero si può fare
In attesa che arrivi, chiedo anche il tabellone per firmare il manifesto, perché dovete firmarlo. Chiedo di raggiungermi sul palco Roberto Marelli, che è il presidente di Assogiocattoli, che poi è l'associazione di riferimento per le aziende che operano nel mondo dei giocattoli e della prima infanzia. Perché mi ha anticipato che, insomma, qua parliamo di manifesti, entriamo sotto quel cappello, loro stanno pensando a un progetto di cui a questo punto ci parleranno l'anno prossimo o anche prima, che è un manifesto impresa per la natalità. Ci può dare proprio una veloce anticipazione? Due minuti. Prima di tutto, grazie dell'invito, apprezzo molto quello che avete detto, direi non si può fare, si deve fare, e io dico qualcosa di più, si sarebbe dovuto fare, perché gli esempi che noi abbiamo, mi spiace doverlo dire, non è che sono noti da oggi, gli esempi della Francia e della Germania che sono intervenuti anni or sono hanno portato a questi tipi di risultati. Indipendentemente da questo, noi rappresentiamo nel mondo del bambino, perché Assogiocattoli è un'associazione che raggruppa i marchi più importanti di puricultura, quindi passeggini, carrozzine, ciucci, biberon, eccetera, eccetera, e che raggruppa anche tutte le aziende principali del giocattolo. Io devo dire che è chiaro, noi siamo un complesso eterogeneo di marche e quindi ogni marca si avvale del suo background, quindi non tutte le aziende sono delle mega aziende, abbiamo delle aziende anche piccole, però le aziende di un certo livello, le posso garantire che su quello che sia Plasmon che Danone ha detto, stiamo facendo, c'è chi ha l'asilo a disposizione, chi dà una mensalità in più, chi dà lo smart working, che anche noi, io rappresento anche un'azienda in questo ambito che lo smart working lo dava ancora prima di questa pandemia. Ecco, io concludo dicendo questo, che noi stiamo facendo, se noi avessimo un aiutino, le aziende, io sto parlando, se le aziende avessero degli aiuti concreti da parte delle istituzioni, quando parlo di aiuti concreti da parte delle istituzioni, parlo anche di aiuti, cioè le famiglie devono comprare anche dei prodotti che sono essenziali, io non dico quali sono i prodotti che sono essenziali. Negli altri paesi magari non pagano l'IVA completa, la pagano un po' più ridotta, quindi tutto fa brodo, come si dice, per raggiungere quel goal che dobbiamo raggiungere tutti assieme. Grazie. Grazie, grazie Presidente, rimanga perché firma anche lei il manifesto. Un grandissimo applauso, perché in questo panel abbiamo davvero raccontato in maniera concreta che si può fare e si deve fare, che il bambino al centro della società si può mettere, il bambino e la sua famiglia. Grazie davvero di cuore per le vostre testimonianze e a voi il pennarello.